mangiamo cibo del colore della nostra maglietta. Io oggi sono vestita di fucsia. Chissà cosa mangerò, sono proprio curiosa. Io invece sono giallo. Ci sono tante cose da mangiare col giallo, sinceramente non lo so, spero di sì. Chissà cosa mangeremo, ma di sicuro andremo in dei super supermercati, perché oggi siamo a New York e qui ci sono dei supermercati giganti dove sicuramente, sono sicura che troveremo tante cose del nostro colore. Ma la domanda sarà: chi mangerà le cose più buone? Beh, lo stiamo per scoprire, quindi usciamo di casa e saluto le trote. Yeah, yeah, Nini! La nostra ricerca di cibo colorato inizia qui, in questo super supermercato. Ma prima di entrare, noi vi ricordiamo che è uscito il nostro CD di Natale con tutte le canzoni di Natale. Ci sono delle nostre nuove canzoni e delle cover di Natale, delle canzoni più famose. Tutti i brani sono già disponibili sul nostro canale musicale Me Contro Te Music. Sono anche delle canzoni nostre, come il Grinch. Il CD lo trovate su tutti i negozi online, come per esempio su Amazon, ma anche i negozi fisici come le librerie o i negozi di musica. Noi vi terremo compagnia con tutte queste melodie natalizie. Ma ora è tempo di shoppare cibo del nostro colore. Prendiamo il carrello e guardate ragazzi, qui in America non bisogna mettere la monetina. Di solito bisogna mettere un euro in Italia, qui a New York no. Che strano. Ok, carrello preso, vai, si parte. Io inizierei prendendo subito qualcosa di giallo, ovvero il frutto più giallo del mondo, la banana. Guardate quante banane ci sono qui. Potrei prendere tutte le banane del mondo e mangiare banane per sempre, ma non mi vanno sinceramente. Prenderò soltanto una banana che potrebbe essere utile per una merenda. Fortunato. Uffa, io non troverò mai un frutto così buono fucsia. Non esiste la frutta fucsia. Aspetta, una frutta fucsia c'è. Cosa? Ma i frutti di bosco non sono fucsia. Ah cavolo, li poso. Ehi, forse ho trovato qualcosa di fucsia per Sofì. Una cipolla. Guarda qui le cipolle, sono fucsia, Sofì, proprio come te. Prendi pure. Prendi pure la cipolla. Guardala subito. Super, Babbo Natale. Super, sarà un Natale. Super. Abbiamo super Babba Sofì. Babbo ci sarai tu. Queste cosa sono? Delle deliziose patatine per caso? Sinceramente non avevo mai visto queste patatine. Chissà che gusto sono. Prendiamole subito così poi le assaggio. Poi ci sono queste. Anche le caramelle. Saranno squisite. Guardate, hanno varie forme, a forma di nuvola. Le metto subito nel mio carrello. E cerchiamo anche qualcos'altro di sfizioso. Oh, ci sono un sacco di bevande. Sì, e sono stranissime. E sinceramente non le avevo mai viste. Questa costa $15. $15, una lattina. Wow, c'è la Coca-Cola fucsia. Cosa? Ma non è possibile. No, la Coca-Cola è nera. Sherry, gusto ciliegia, ragazzi. Ma poi quanto è grande questa bottiglia. Direi che dobbiamo provarla assolutamente. La portiamo con noi? Sì. Siamo nel reparto cereali e qui ci sono le scatole tutte colorate di tutti i colori. Quindi sicuramente potremmo prendere qualcosa per me e qualcosa per Sofì. Infatti già vedo dei cereali di questo colore tipo fucsia, ma anche dei cereali gialli come questi, che potrei prendere per colazione, sono perfetti. No vabbè, lui, guarda questi cereali, sono tutti arcobaleno. Sono stranissimi. In Italia non esistono. Beh, la scritta è gialla, potrei prenderli. Sono arcobaleno, no. Altre bibite fucsia. Wow, strawberry, guarda questa. E watermelon. Ragazzi, fragola e anguria. Sarà una bontà suprema. Perché non ci sono bibite gialle? Forse di là qualcosa c'è. Prenderò questa della normale limonata, mentre Sofia ha delle bevande buonissime e particolarissime. Però ho trovato qualcosa di giallo che sembra buonissimo, ovvero gli Oreo gialli. Ma che cavolo sono? Cioè, noi di solito abbiamo gli Oreo normali, tipo questi qui, blu, non gialli. Quindi direi che dobbiamo subito provarli. Aggiungiamoli nel carrello, mettiamoli qui. Pane alla cannella? Io amo la cannella. Ed è fucsia, quindi lo prendo. Non vedo l'ora di assaggiarlo. Siamo nel reparto frigo e io ho trovato uno yogurt alla banana, buonissimo. Ma io ho trovato qualcosa di ancora più buono, ragazzi. La gelatina. Le gelatine? Ma da noi non le vendono le gelatine così. Anche queste saranno stranissime. Le proveremo insieme. Wow, ma questi sacchetti sono bellissimi. Sono di tela, non sono come quelli che abbiamo noi che si rompono. Questi sembrano belli resistenti.
Ok, metti tutto nel sacchetto. La mia super Coca-Cola. E ora ho avuto un'idea su dove mangiare. McDonald's. Ehi, ma non puoi mangiare a McDonald's, non è dei tuoi colori. Beh, intanto come puoi vedere io sono vestito di giallo e il logo del McDonald's è giallo. Quindi posso tranquillamente mangiare. Ma tu devi mangiare il cibo giallo, non l'insegna dei negozi. Beh, io sono sicuro che troverò qualcosa di giallo da mangiare. Entriamo dentro. Controlliamo, magari c'è anche qualcosa di fucsia. Panini fucsia. Un bel niente. Beh, questo panino però sembra quasi giallo, devo dire, perché ha il formaggio giallo e è fritto giallo. È vero. Guarda qui, le patatine. E queste sono gialle. No, ma non vale. No, vale, come? Ci sono large, medium o small? Small. Large. No, ma come, ma sei pazzo? Prese. Aspettate ragazzi, ho trovato anch'io qualcosa di rosa. Un buonissimo milkshake alla fragola. Che prelibatezza. Così anch'io potrò mangiare qualcosa qui. Bene, mi lavo le mani con la mia mucchina rosa. Milkshake alla fragola. È squisito. Beh sì, sarà anche squisito. Ma mai come queste patatine fritte. Sono proprio gialle come la mia maglietta, vedi? Quindi le posso mangiare tranquillamente. E non finisce qui, perché ho anche preso un super panino che, come vedi, ha la scatola gialla. Guarda questo lì. C'è anche del giallo nel panino, il formaggio, non sto mica imbrogliando. Uffa, non vale. Anche io dovevo mettermi qualcosa di giallo stamattina. Eccoci pronti per gli assaggi. Andiamo per scoprire cosa abbiamo comprato e se le cose che abbiamo preso sono buone. Qui ci sono tutte le cose gialle. Tieni queste cose, fucsia. Io ho preso davvero un sacco di cose. Guardate, questo è tuo. Grazie. Mio, dove è la gelatina? La gelatina è qua. Eccola. Io ho preso anche altre cose, tipo questa specie di barretta al cioccolato, che però ha il pacchettino giallo. Quindi inizierei assaggiando subito questo per scoprire se è buono. Ma che cos'è? Wow, mai visto nulla del genere. Ah, è buonissimo. Stai già sporcando il letto. Lui, io questa notte qua devo dormirci. È normale. Wow, guardate, se lo giro non esce. No, col dito. È tipo slime. È buonissimo. Non attendetemi. Buonissimo, sta di fragola. Buona. E ora scopriamo gli Oreo gialli, che si chiamano Golden Oreo. Chissà che gusto sono. Sono gialli veramente. E poi all'interno hanno una crema bianca. Assaggiamoli. Credo che siano tipo la vaniglia. Però sinceramente a me piacciono di più quelle al cioccolato. Sì, quelle al cioccolato sono più buoni. E ora sono curiosa di assaggiare questa. Gusto fragola e anguria. Cioè, non è buona. Ma cos'è sta faccia? Troppo zuccherata per i miei gusti. Vabbè, ho capito. Allora io mi bevo la mia limonata senza zucchero. Non sarà un granché, mi sa. Sarà molto aspra, secondo me. Già. Non è male come sapore. Però è semplicemente limonata senza zucchero, quindi. Adesso altro assaggio, Coca-Cola alla ciliegia. Dovrei berla tutta. L'odore sa di Coca-Cola con ciliegia. Ma non potevi prendere un bicchiere. Ragazzi, allora, abbiamo capito che a me non piacciono le cose zuccherate. Troppo zuccherato. E ora scriveteci qui sotto nei commenti, secondo voi, chi ha vinto la sfida? Chi ha trovato gli alimenti più buoni? Io, secondo me, io ho trovato delle cose pazzesche. Adesso mangerò anche le caramelle. E noi ci vediamo domani con una missione avventura. Ciao!